Lottava la cantava nonno mio, che di mestiere faceva il pastore, non troppo avanti sono andato anch'io. Infatti di mestiere fo l'albergatore e questi versi me li detta il Dio. Il mio avo il gregge portava sul gran sasso leggendo i versi di Torquato Tasso. Io credo che proprio questo modo di improvvisare, che adesso in questo periodo sta scemando, in passato era più forte, più vivo, proprio perché era un mezzo di comunicazione. Poi questa tradizione si colora e gli organizzatori sono stati astuti, ci hanno messo il vino che innamora, se vede ci hanno già riconosciuti, ma questa cosa un poco mi addolora. Noi pure senza vino non siamo muti e possiamo cantare a Macerata col vino, l'acqua pur con l'aranciata. Infatti invece pensando proprio al passato più remoto, invece è venuto in mente gli aedi, i cantori comunque nel mondo greco, dove c'era appunto l'elemento del simposio, del vino e del canto, era un momento importante di aggregazione sociale. Sì, era un momento. Se lei pensa che Guccini, che è un improvvisatore, canta in ottava rima, lui intervistato una volta ha detto proprio queste parole, che nelle nostre zone, nei nostri posti che lui aveva avuto modo di frequentarle, di sentire alcuni improvvisatori, c'è la poesia più bella, la poesia, l'improvvisazione migliore, e lui dice, ha detto di aver visto pastori nel periodo invernale, nel periodo di riposo, nella stagione morta, di andare in letargo con la Divina Commedia sotto il braccio. Abbandonando queste tradizioni si vuole disegnar senza compasso e senza storia far delle lezioni. Ricordare l'ariosto, il boiardo o il tasso significa rievocare certe canzoni. Un patrimonio di nostra natura che penso spesso sia una gran cultura. La poesia è un ricamo, è una pittura, è una genialità, è il frutto dell'immaginazione, ma la poesia più bella è quella quando ci metti il cuore, la passione, il sentimento.